Mamma mia, ma cos'è sta roba qua? Va da paura, eh. Hai paura? Un cicinino, sì, ti dico la verità. Ma come cazzo fai a farla alzare così? Che cazzo? Prova a impennare. Bella raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di partire, come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, dato che tantissimi di voi guardano i video ma magari non sanno neanche di non essere iscritti. Controlla, se non sei iscritto fallo. Se vuoi, lascia un mi piace a questo video, dato che secondo me ci sarà da ridere. E come potete vedere, qua c'è questo bellissimo parco moto. Tra l'altro è il primo video in cui vedrete praticamente il KTM graficato. Penso di essermi innamorato di questa moto, raga, da quanto è bello. E chiaramente c'è anche FS4 e mezzo, perché nel corso dei mesi in tantissimi mi avete chiesto: quando è che fai un altro video con tuo papà, dato che è un po' un personaggio. E siccome penso possa essere una cosa abbastanza divertente, ho deciso quest'oggi di fare il video in cui gli faremo provare il KTM, anche se l'ha già provato quando l'avevamo appena ritirato con i rapporti d'enduro, con i cerchi d'enduro eccetera eccetera, però era scarburatissimo, aveva il motore non ancora rifatto, il pistone vecchio, per cui la moto diciamo si andava ma non è che era proprio sta gran cosa. Quindi in realtà questa diciamo che l'ha già un po' provata, ma non seriamente, assolutamente. Questa invece c'è solamente salito, ma non l'ha neanche accesa, non l'ha sentita girare. E sarà molto divertente vedere la sua reazione. Adesso vado a prendere il furgonello, così almeno caricheremo le moto e andremo a provarle. Sono veramente curioso di sapere cosa potrebbe uscire. E per chi si stesse chiedendo il perché non porterò anche il 701 da fargli provare, è per il semplice fatto che il 701 in realtà lo ha già provato. Ci sono un paio di video sul mio canale in cui lo guida. Però raga, il 4,5 e il 125 è tutta un'altra storia. Lo vedremo tra poco. Vado a prendere il furgone. Eccoci. Carichiamo. Bene bene, quindi qua le abbiamo legate. Purtroppo non ho ancora attrezzato bene il furgone con tutti i vari ganci, per cui abbiamo dovuto fare un po' una mia cuginata, ma vabbè. Nel mentre è arrivato anche lui. Facciamo benzina tutto. Sto cazzo di furgone, raga, c'è tipo 130 euro di pieno. Io che pensavo che fossero tanti 5 euro ai tempi dell'HM. Faccio anche una tanichella per le moto. C'è da piangere, raga, porco diaz. E adesso scarichiamo i mezzi, dopodiché sei pronto a provarle? Sto già preoccupando adesso, però sì. Siamo arrivati, sei carico? Vuoi grattare te? Sì, certo, mischino, sei grattato. Io dico, caro, sei fuori. Adesso lui si fuma una siga. Intanto mi godo questo KTM qua. Non perché sei mio figlio, ma te. Ogni volta che butti fuori una moto, figlio, fai sempre il top. Io pensavo che col TM300 avevi raggiunto il top, invece guardare questa qua. E poi c'è anche lei, ovviamente, carina e coccolosa. Piccolo problema: chiaramente la moto verrà provata con le slick. Non è proprio una brillantissima idea. Solamente che le altre volte, quando avete visto che guidavo l'FS su strada, non in pista, anche perché in pista non ci sono ancora andato, avevo i cerchi del K montati. Considerando che oggi ci servivano entrambe, sarebbe stato abbastanza impossibile. Adesso ci cascomuniamo e vediamo un po' cosa succede. Sei ready? Compatibilmente col fatto che mi sto cagando addosso. Vuoi che prima la provo io? Questa qua? Sì. Così mi fai paura, va bene, dai. No, fammela scaldare. Lui non utilizzerà i guanti perché purtroppo io ho le mani da fata e non gli van bene. Tra l'altro, raga, io purtroppo ho ancora malissimo alla schiena, perché chi mi segue su Instagram saprà che sono andato a sciare con Torquato Testa e mi hanno tipo costretto a fare un 180 e non mi sono fatto male di più, mi sono spaccato la schiena e mi fa ancora male. Faccio una partenzina e poi te la faccio provare. Voglio il cambio elettronico anche su questa, raga. Porca bestia. Hai paura? Un cicinino, sì, ti dico la verità. Ma come cazzo fai a farla alzare così, Dio buono? Ah, ma questo non è stretto. Fammi dare una strettina. Boh, siamo a posto. Ma sfrizioni te quando la tiri su? Sì, per la maggior parte dei casi sì. Comunque gratta qui è proprio troppo figo. Perché è ignorante. Non è nuova come cosa, gira abbastanza ultimamente. Bella, comunque stavolta Curzio veramente ha fatto... sempre fa dei bei lavori, ma sto giro qua veramente bellissima, cavoli. Perché con su quei copertoni lì c'è da farsi male, sennò era bello arrivare qua, boom, e fare il saltino. Cristo. Guarda che belle. Ti schiaccia anche a te le guance il casco? Sì. Anche a me. Mi sento un po' criceto in effetti. Ma sai che io questi qui non li metterei in carbonio, che sono belli così? I paratelaioli da parte. La voce lo devono dire i ragazzi nei commenti se devono metterlo in carbonio o no. Appizziamo anche questa. Sei capace? Vediamo adesso. Mamma
mia, ma cos'è sta roba qua? Puttanazzo. Oh, ma va da paura, eh. E sai cosa? Mi sa che con sto freddo si è un po' scarburata. Ma non mi sembra, a me sembra un razzo, cavoli. Ma come stai indietro? Che cazzo! E frena anche, oh! Madonna, raga, con questa moto fa paura! Beh, ma quella lì è un missile! Madonna! No, io quella non la provo, te sei fuori, figa! Non mi ricordavo che andavo così forte! Mamma mia, oh! Oh, comunque frena di brutto questa qua, eh! Ma ha sparato una quantità di sassi addosso, raga, che non potete capire. Prova a impennare. No, paura. Impenna meglio di Edoardo Iannone, o sbaglio? Porca troia. Fio, mi ha fatto uno sceppone. Te, mi giro e ti vedo passare via su una ruota a fionda. Io te lo dico, sono serio, ascoltami, perché te sei un coglionazzo peggio di me. Se faccio così con questa mi ribalto. No, ma non è che ti ribalti, è che muori, non c'è eredità, capito? Ho paura già con questa, immagino con quella lì. No, con questa la frizione, non toccarla. Ma anche provare di gas, non fare il pa, perché te la tiri addosso. Questa qua, guarda, devo andare a passo d'uomo per almeno mezz'ora. Questa comunque è divertente, mi sa che se la uso un po' questa qua forse riesco a tornare a essere capace. Ma Dio, quanto frena. Vedrete che ci rimarrà male da quanto frena sto FS. Lui che pensa che frena forte K, ma questa è una bomba. Dai, prova questa. Sei, ho paura. Fai bene. Stai attento, eh. No, no, ma con quella lì veramente. Mamma mia, c'ho già la tachicardia adesso, Dio buono. Allora, io ti dico, tu pensi che questa frena tanto? Questa frena 5 volte di più. Adesso vado, guarda, vado piano un paio di giri, perché già veramente mi tremano le gambe adesso, Dio buono. Devi fare qualcosa qua? No, lascia tutto così. E tarata il meno possibile per farsi male. Tanto non cambia un cazzo. Mamma mia, già questo qua senti il motore sotto. No, no, questa fa paura. Questa fa paura. Questa fa paura. Ti siedi, l'accendi, faccia paura. Mamma mia. Sta avanti perché ha paura che si impenna. Porca puttana. No, 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 questa qua fa paura veramente, oh. Dio, fa paura anche questo qua, eh. È l'odore poi che... La puzza che... Cosa? È la puzza, Dio caro. Cioè? Perché dalla seconda in poi mi cago addosso, sento puzza di me. Quanto va forte quella moto, raga. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Raga, mi tocca regalargli una moto. Cosa si alza a soffiargli addosso l'acceleratore? Guarda, coli. Questa è una roba da farsi male. Se vai appena al pirla così, figa. E che marcia eri? Boh, il secondo e il terzo, non lo so, però figa, brrr. Io ti dico la verità, avevo immaginato, perché quando ho visto che gliel'avevi fatta provare a Edo, ho visto che è diventato bianchino. E adesso capisco perché. Già fare i partenzoni in prima, secondo me è da pazzi, perché porco cane, come cazzo fai a non tirartela addosso? Falle fare le partenze a chi è capace, c'ho paura. Oh, ma quanto fa grip sta sella, porca puttana. Dove cazzo vado? Come on, let's go! Sono un po' storto, Andiamo! È veramente un missile! È veramente un missile! Cambio elettronico, bellissimo. Bella, beh, questa è favolosa. Stammi di fianco mentre impenno. Mamma mia. Te sei matto nel cranio, Dio buono. No, porco
Oh zio, quanto cazzo scalo, mi fai paura, figa, entro nella rotonda. Che spettacolo, mamma mia. Si sente che è una roba da competizione come motore, però effettivamente la frenata di questa è una roba fenomenale. Adesso ho fatto finta di aprire un po' per ho visto che te sei andato, Dio caro, ma si impenna da paura. Sai che veramente c'ho il culo che non è rotto di più. Quindi raga, direi che siamo giunti alla conclusione di questo video. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Io mi sono divertito, mi sono anche un po' spaventato, però sì, tanta roba. Bene. Lo sentiamo dalla puzza, lo sentono anche loro. Lasciate un like se volete e seguitemi su Instagram, attivate la campanella delle notifiche, fate tutto quello che volete fare. Nessuno vi obbliga, ma se volete ci sta. Dal K, l'FS, Mauro e Ivan è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video. Bella raga.